Questa è la casa dove è nata mia nonna, la mamma di mia mamma, e dopo quando lei si è sposata è andata a vivere in un altro paese molto lontano, 3 km da qui. E questa casa è rimasta, sono rimaste le sorelle di mia nonna con il fratello che non erano sposati. Dopodiché loro sono andati in un ricovero per anziani, quindi la casa è stata chiusa per 10 anni ed era quasi un po' abbandonata. Poi abbiamo deciso con mio fratello e i miei genitori di rilevarla e di fare questo bed and breakfast, però mantenendo tutto com'era. Esatto, cioè abbiamo Da quanto naturalmente tempo? da 3 anni, 3 anni. sì. E abbiamo mantenuto tutti i colori come una volta, abbiamo tenuto tutte le pentole vecchie, abbiamo voluto mantenere proprio questo senso di casa della nonna, che piace molto anche soprattutto agli stranieri. Siete aperti tutto l'anno? Siamo aperti più che altro d'estate, da primavera fino a fine settembre. È una colazione preparata a chilometri zero, mi pare di capire, no? Esatto, sono Quindi tutti i il pane è prodotti. fatto in No, casa? il pane viene dalla Dalla pasticceria, lo leggi boulangerie? di qua sotto, come anche le brioche. Poi questa torta invece è fatta da me, è una charlotte di mele, Wow! fatta col burro locale, Ti piace eccetera. cucinare? Sì. Poi invece appunto i formaggi sono tutti formaggi locali, il taleggio. E sempre questo formaggio è sempre della Valle del Taleggio vicino a Lecco. Questa è una formaggella di capra e questi due invece sono due formaggi di mucca che vengono dall'Alto Lago.